Ed è così giunti al primo test per la trasmissione podcast dedicata a Pazzo Glory. Non ci sono immagini, non ci sono video, solo eh, le mie parole a cercare di illustrare Pazzo Glory e a partire eh, dal, dall'analisi delle regole e eh, da come eh, bisogna eh, impostare una partita per cercare di eh, conseguire una vittoria finale. Eh, mi ricollego al video che vediamo un po' se riesco a entrare in chat, faccio, ecco, faccio un create post, sto facendo il, i test con questa trasmissione per vedere come funziona. Eh, sto usando un nuovo software, ho invitato eh, via eh, Facebook i, eh, gli amici e finirò fra 4 minuti la, la diretta, vediamo se malauguratamente, si, eh, si possa connettere qualcuno per chiacchierare, in ogni caso continuo con la mia analisi. Perché Pazzo Glory? Pazzo Glory è un gioco, del, è un wargame. Userò il termine wargame e gioco come sinonimi. Del 1999, quindi siamo arrivati a 20 anni del, di Pazzo Glory, mai tradotto in italiano, eppure uno dei wargame più venduti di tutti i tempi. Sia dalla casa americana che lo produce, la GMT, ma anche come diceva. Eh, pochi giorni fa sul nostro gruppo eh, Casus Belli eh, il grande Nando Ferrari come diceva Nando è stato anche uno dei giochi più venduti in Italia eh, secondo i nostri archivi dunque ha avuto un grande successo a Pazzo Glori malgrado e delle volte io non mi sento sono in accordo con quanti dicono non è una vera e propria simulazione è più che altro alla fine possiamo considerarlo un, eh, un work game eh, molto gioco, simulativo dal punto di vista degli eventi che vengono inseriti, ma niente di più, e hanno cercato di renderlo più storico. Che cosa intendo per hanno cercato di renderlo più storico? In realtà eh, c'erano era, due grandi fattori che nel gioco standard campagna non accadevano quasi mai. Uno era che eh, alla fine del gioco, nei 20 turni che compongono il gioco, la Russia non si arrendeva mai. E, e, perché? Perché come era stato sviluppato il gioco, il tedesco non aveva interesse a giocare le carte per portare la Russia alla resa. E, mentre mh, degli amici americani hanno, eh, hanno cercato di rendere obbligatorie delle delle fasi proprio per condurre eh, la Russia alla resa, altrimenti le potenze centrali, se avessero voluto vincere, eh, avrebbero avuto molti problemi. In pratica non far arrendere la Russia nel nuovo gioco campagna storico è praticamente perdere, significa perdere per le potenze centrali e Il secondo fatto era che anche gli Stati Uniti non vedevano mai l'entrata nella Prima Guerra Mondiale. Questi due fatti lo rendevano, uso il termine, a storico e quindi perdevo un attimo quell'aggettivo eh, quell di, o meglio, quella definizione di simulazione che generalmente attribuiamo a un buon, eh, buon wargame. Non era assolutamente simulativo, ma appena... Eh, mi ricordo che eh, lo scoprimo con altri due amici miei. Eh, eravamo su un tavolo di un, di un mio ufficio. E mi ricordo che lo piazzammo e, e, e ci si aprì un altro mondo perché la novità era: diciamo, la parziale novità erano queste carte che scandivano il gioco, carte che potevano essere giocate come evento o come carta operazioni. Ed era veramente eh, una partita tra due giocatori che lo conoscevano anche in quel periodo lo conoscevamo in maniera magari superficiale ma eh, manteneva la tensione e l'equilibrio fino alla fine ed è questa penso la, eh, la grande eh, la grande prerogativa di Pazzo Glori, proprio il mantenere questo eh, quest equilibrio questa incertezza e, e l'ho già detto nei video del, nel gioco campagna fino alla fine e, e non permette mai di distrarsi, ma analizzare con cognizione di causa quello che sta facendo il vostro avversario. Chiudo la trasmissione per questa sera e rimanderò. Alla, alla prossima gli ulteriori approfondimenti su Pazzo Glory analizzando il manuale e analizzando le varie possibilità che si offrono ai giocatori e come possono affrontare eh, Pazzo Glory eh, dopo l'apertura della scatola grazie e a presto uso un effetto vediamo un po' un effetto da questo nuovo software, sto provando vediamo un po' ed ecco qui la da la... Chiudiamo con questa sorta di sigla molto, che fa molto Rai e a presto, ciao!